Proviamo a fare un indovinello. Qual è quella cosa di cui soffrono una donna su tre, statisticamente, fra i 45 e i 60 anni di età? Provate a indovinare? Esatto, il tunnel carpale. Che cos'è il tunnel carpale? È una sindrome da compressione di un nervo. Il nervo è quella struttura anatomica, quel cavo elettrico che trasmette il segnale di attivazione di qualcosa. In questo caso parliamo del nervo mediano che passa in centro al polso e che porta ad attivare i muscoli flessori e in particolare delle prime tre dita e mezzo della mano. Se questo nervo viene stretto, il segnale si perde e quindi cosa succede alla mano? Che perde forza, che sente dolore e che si sente formicolio. E il tunnel carpale è proprio questo, è un restringimento di un canale dove passa il nervo e questo canale si trova fra le ossa del carpo. Perché succede il restringimento del tunnel carpale? Per tanti motivi non c'è mai una causa sola. Principalmente è uno stress dei tendini flessori delle dita che scorrono tutti quanti in un unico canale e sono 9 e se loro si stressano, si infiammano, occupano più spazio e stringono fra di loro il nervo ulnare che ci scorre in mezzo. Altrimenti il canale si può stringere anche per motivi suoi. Altri motivi possono essere traumi che portano poi a un ispessimento dei tessuti oppure, molto comunemente, è anche uno stress da uso. Lavorativamente, le persone che usano di più le prese tendono a sviluppare facilmente un problema di questo tipo. Da cosa ci accorgiamo se soffriamo di questo problema? Come detto prima, i sintomi in genere sono dolore alle prime dita della mano, insensibilità, quindi formicolio, poca sensibilità alle dita, e mancanza di forza. Il dolore lo sentiamo anche di notte e possiamo avere, insieme all'indebolimento, quindi alla perdita di forza, anche un'atrofia man mano della mano che perde un po' di massa sull'eminenza tenera e ipotenera, che sono le parti più polpose del polso, del palmo. Questi sono i sintomi che ci indicano anche la gravità della malattia, perché questo qui è un problema che aumenta nel tempo, tende a peggiorare. Prima lo si identifica, prima lo si cura, meglio, più veloce sarà il recupero e migliori saranno sicuramente i risultati. Come viene fatta la diagnosi? In genere la diagnosi principale è la diagnosi clinica, cioè si va dal medico, lui fa le valutazioni, i test, le domande e si rende conto se è probabile o no questo tipo di problema. Ci sono molti problemi che potrebbero assomigliare al tunnel carpale, ma in genere con una buona clinica si riesce già a identificare bene. Oltre ci sarà l'analisi della conduzione del segnale nervoso con l'elettromiografia, è un test fatto per riuscire a controllare se è il sistema nervoso quello che è in difficoltà. Poi ci saranno i raggi e gli esami del sangue. Perché gli esami del sangue? Perché ci sono anche altre malattie che possono dare disturbo al tunnel carpale. Ma se noi abbiamo i sintomi di un tunnel carpale e facciamo le cose per il tunnel carpale quando in realtà è un'altra malattia a generare il problema, ovviamente non risolveremo mai il problema, per cui bisogna assicurarsi che non ci sia anche qualcosa di infiammatorio nel resto del corpo. Ci sono sostanzialmente due modi di affrontare questo problema. La terapia conservativa, ossia riuscire a gestire il problema e a recuperarlo senza dover intervenire chirurgicamente e poi intervenire chirurgicamente. La terapia conservativa si basa su fisioterapia per riuscire a detendere le strutture del canale carpale, l'uso di tutori di riposo notturno, non diurno, perché sarebbero invece controproducenti, invece di notte si deve tenere la mano in posizione di riposo, e poi l'uso di antinfiammatori o infiltrazione di corticosteroidi. Ma ha un buon effetto se viene applicato tutto ciò nelle prime fasi della malattia. Si ha una percentuale di successo con fisioterapia, tutori e FANS, quindi antinfiammatori, intorno al 59% dei casi meno gravi della malattia, se si riesce quindi a identificarla in tempo. L'intervento chirurgico invece è un tipo di intervento molto delicato, si fa in ambulatorietà, quindi si va e si riesce a fare in giornata. È un intervento che ormai non crea più cicatrici come si creavano una volta, sono normalmente fatte in artroscopie, sono molto delicate,
riescono ad allargare il canale e a dare immediatamente beneficio. Ha una percentuale di successo dell'80% e deve essere comunque seguito dalla riabilitazione. Cos'è che può fare la fisioterapia per il tunnel carpale? La fisioterapia può aiutare a detendere le strutture che creano questo ingolfamento del canale carpale, che in genere sono fasce e muscoli, perché qui c'è un muscolo che si chiama pronatore quadrato, che è molto interessato da questo tipo di compressione. Con esercizi di allungamento di questo muscolo, di stretching, di disinfiammazione dei tendini, si può già ottenere un buon risultato. E questo viene fatto con la terapia manuale, andando a controllare anche come lavorano le articolazioni, che sono fondamentali per recuperare questo problema di compressione, e andando a lavorare poi su tessuti molli, quindi muscoli e tendini. Un consiglio che posso dare a tutti quanti è che chi lavora tanto a mano ha bisogno di tener conto del fatto che andrà incontro a questi tipi di problemi, questo o altri problemi di cui parleremo poi. Ma un esercizio che si può fare comunque è cercare di rilassare il polso in apertura in questo modo. Con il gomito piegato, cercare di fare una sorta di stretching dei muscoli del polso. Questo è il movimento che consiglio ogni tanto di provare a chi lavora tanto con le mani per aiutare questo muscolo a rimanere allungato. Bene, grazie a tutti, spero che vi sia piaciuto il video, che vi sia stato utile. Se avete delle domande da fare, scrivetemi pure nei commenti, mettete mi piace, condividete se vi è piaciuto e continuate a seguirmi per altri video. Ciao a tutti!